Quello che le donne non dicono. Segreti, verità e pensieri più nascosti dell'universo femminile. Psicologa, psicoterapeuta, terapista di coppia, sessuologa, chi più ne ha più ne metta, la nostra dottoressa Serenella Salamoni, che potete scoprire 7 giorni su 7 dal suo sito www.serenellasalamoni.it, 24 ore su 24, sul sito e video del canale YouTube, gli articoli della dottoressa, i podcast dei suoi interventi, oppure aspettate pazientemente il martedì che si collega nel salottino della giungla. Bentornata dottoressa. Grazie, buonasera a tutti, spero che abbiate passato una Pasqua felice. Sicuramente quelli che non l'hanno fatto si possono consolare con una settimana di giungla, niente male. Vedete sul 264, ecco, in sovraimpressione la foto della dottoressa, vedrete tra un po' anche dei filmati di animali, perché oggi parliamo dell'importanza della pet therapy. Certo, la pet therapy è importante, diciamo che Luca è una vecchia storia, nel senso che se noi andiamo a vedere nel passato gli animali come i cani, i gatti ad esempio nell'antico Egitto erano venerati, no? Quindi siamo andati avanti con tutta questo connubio psicofisico con gli animali fino ad arrivare alla pet therapy, che in effetti perlomeno si dà come inizio. Ci fu uno psichiatra che si chiamava Boris Levinson che nel 1953 coniò questo termine di pet therapy, questo perché gli era capitata una cosa strana. Nel suo studio per caso lui aveva fatto entrare il suo cane, sì, e lui in quel momento aveva in cura un bambino autistico, e quando il suo cane entrò nel suo studio il cane cominciò a giocare col piccolo paziente, ed ecco che questo scambio ludico e affettivo tra il cane e il piccolo cominciò a mostrare delle emozioni, quindi allora lo psichiatra continuò ad usare il cane per rendere le salute del bambino più piacevole e poi che potessero rendere anche di più. Dottoressa, quindi, da questa importante scoperta ripartiamo subito dopo la pubblicità per parlare senza interruzioni ulteriori della pet therapy. Questo mi sembra un ottimo inizio. Pubblicità e la dottoressa Serenella Salomoni. Bagheera con Bussoletti. Ed eccoci tornati nella giungla Radio Cusano Campus, Bussoletti in diretta dagli studi di Roma. Dall'altra parte del filo la dottoressa Serenella Salomoni, che aveva introdotto l'argomento pet therapy partendo proprio dalla prima volta in cui c'è stato questo caso, un bambino autistico che ha reagito alle coccole di un cagnolino. Prego dottoressa. Beh, diciamo Luca che noi abbiamo tutta una serie di attività, adesso se vogliamo anche chiamarle in italiano, si chiamano proprio attività assistite con animali o educazione assistita dall'animale. Noi sappiamo che non è una cosa così semplice, no? Prendiamo l'animaletto, lo mettiamo lì. No, ci vuole un lungo addestramento intanto dell'animale. Esatto. Bisogna saperlo fare molto bene e bisogna consultare questa Delta Society, che è un'organizzazione internazionale che detta proprio le regole per l'addestramento degli animali e la formazione degli operatori, per poi valutare in effetti se alla fine la coppia animale-operatore funzioni bene, perché non è una cosa da poco tutto questo. Quindi intendo dire che dobbiamo avere degli operatori e degli animali che siano diciamo sicuri per, certo, poter poi fare tutto ciò, per avere efficacia, quindi, per avere efficacia, ma anche perché noi sappiamo ad esempio che la pet therapy è molto utile ai bambini autistici, perché proprio riesce a bucare il loro mondo che è fatto di isolamento. Quindi pensi quanto bene può fare una cosa di questo genere. Dobbiamo tener conto però anche sempre degli animali, cioè gli animali devono star bene e devono avere le loro gratificazioni, non devono essere sfruttati. Certo.
certo, non pensi sono che lo stesso Sigmund Freud vedeva spesso i suoi pazienti con lui, ha avuto dei cani di razza Chow Chow, sì, e che erano lì con lui a fare terapia, quindi lui anche valutava i pazienti anche attraverso le reazioni che avevano questi animali. Ecco, dottoressa, quindi, lei ha sottolineato un passaggio importante, perché spesso nell'ignoranza collettiva si pensa che pet therapy sia un concetto semplice di mi faccio un animale e quindi in qualche modo mi consolo così. In realtà lei sta parlando di professionisti che hanno a che fare con, certo, l'animale, e animali che comunque sono seguiti e istruiti per avere questa utilità, quindi è qualcosa di un po' più scientifico. Sì, oltretutto noi conosciamo benissimo quanto vengono istruiti ad esempio i cani per i ciechi, i cani per le persone con l'handicap, per passare poi ad una cosa molto semplice dove non c'è bisogno di insegnare all'animale, ma pensiamo soltanto che aiuto può avere un piccolo animale nell'anziano, il quale oltre ad avere la possibilità di esprimere attraverso il cane un certo tipo di affettività e quindi sentirsi anche meno solo, c'è anche il fatto che lo deve portare fuori, se un cane deve, giusto, farlo camminare, quindi lui è costretto a muoversi. Quindi intendo dire che anche per le piccole cose possiamo vedere quanto un animale ci può aiutare, e quando vengono fatti questi animali con le attività assistite diventano dei validi aiuto, perché ti ridanno fiducia, diventano una specie di supporto sociale, ti danno appunto un'attività anche fisica, quindi tutto fa, ecco, e quindi dobbiamo pensare che sono molto importanti. Ci sono anche delle controindicazioni, perché chiaramente, ecco, una parliamo persona di questa, che è allergica, sa chi, che naturalmente se io sono allergico al pelo dell'animale non devo andarmi a prendere i famosi gatti senza pelo, oppure devo andare ad un altro tipo di animale, oppure non lo posso fare. Ma a parte questo, che è una cosa prettamente fisica, ci può essere un problema ad esempio con dei pazienti ipocondriaci, perché hanno paura di contrarre qualche malattia dall'animale, quindi, e anche con persone che hanno dei disturbi ossessivi compulsivi, che hanno magari la mania dell'igiene, quindi pensa alle persone che si lavano le mani in continuazione, è chiaro che accarezzare un animale per queste persone non può essere una cosa positiva. Quindi dobbiamo stare molto attenti e valutare molto bene quello che stiamo facendo. Ci sono anche delle persone che soffrono di gravi deficienze mentali o psicosi maniacali, dove l'animale potrebbe essere quello che poveretto viene preso a pugni, o che viene, sul quale cercano di sfogare le loro psicosi. Quindi insomma dobbiamo anche essere attenti a quello che facciamo e come lo facciamo, e nel rispetto degli animali. Dottoressa, c'è tra l'altro un confine: quando abbiamo lanciato l'argomento della sua rubrica spesso hanno scritto è molto bello, però mi sembra di vedere che un mio amico, un mio parente, mio compagno abbia travalicato e considera l'animale ormai oltre a quello che è. C'è anche il rischio di umanizzare eccessivamente l'animale? Sì, però Luca, dobbiamo pensare che le persone che arrivano a questo, con ogni probabilità lo fanno perché hanno un bisogno. Noi li prendiamo anche un po' in giro, no? Perché è diverso dal fatto, vedi la signora che mette il capottino al cane uguale al suo, o che lo mette, certo, nel passeggino perché lo deve portare in giro come se fosse un bambino. Cioè, quelle sono delle cose diverse, ma ci sono delle persone che magari facendo così nei confronti dell'animale ti comunicano che hanno bisogno di sentirsi più vicine, di avere qualcuno che le aiuti, che hanno bisogno di un certo tipo di affettività che nessuno gli dà, quindi lo vanno a cercare nell'animale quello che potrebbero dare a un bambino, o quello che potrebbero dare a un partner, o cose di questo genere. Un grido d'aiuto. Così come gli animali, noi lo vediamo nelle coppie, possono anche creare dei problemi, perché quando una coppia si
separa, c'è questa aggressività anche nel decidere con chi deve stare l'animale. Esatto. Io ho sentito anche questo. Quindi, sì, anche io. Vedete come gli animali possano gestire la nostra vita. Dottoressa, in chiusura le scrivono altre 3-4-9-2-2-9-5-0-5: ho subito un lutto fortissimo e ho forti dubbi sulla tenuta psicologica di mio figlio. Crede, dottoressa, che un animale possa aiutare ad attutire il colpo? Il consiglio è di contattare la dottoressa privatamente, perché un lutto è qualcosa di complicato da elaborare, però iniziamo a rispondere qui. Ma sì, è vero, in effetti la cosa alla quale ha pensato questa signora non è male, però se questo ragazzino, bambino soffre, bisogna prima di tutto cercare di portarlo da uno specialista, il quale possa, con i mezzi adatti, perché noi come psicoterapeuti, se sono bambini, usiamo dei sistemi che possono essere i disegni, le fiabe e tante altre cose. Se sono dei adolescenti, usiamo la parola e anche un certo tipo di atteggiamento. Quindi è chiaro che noi prima dobbiamo andare a valutare, poi magari insieme anche allo psicoterapeuta, dopo che ha visto sia la madre che il figlio, o solo il figlio, come dico, dipende dall'età, poi decidere insieme che animale prendere, quale, e poi aiutarlo anche in questo senso. Sicuramente non è che certo che l'animale non gli risolverà sicuramente il lutto, no, però certo, potrebbe effettivamente aiutarlo. Ecco, io allora ne approfitto nel salutare la dottoressa, ricordare il sito www.serenellasalomoni.it, perché quella è l'occasione giusta per entrare in contatto con la dottoressa di fronte a un problema così grande come quello che ci ha presentato il nostro ascoltatore o telespettatore. Se ci sta guardando in radiovisione, è sempre meglio andare a fondo e contattare un professionista. Questo è uno spazio piacevolissimo ma radiofonico, e quindi è soltanto la punta dell'iceberg. Dottoressa, la ringrazio e ci sentiamo tra una settimana. Certo, un abbraccio a tutti, buona settimana.